Giuro, raga, in un pomeriggio finisco tutte le carte, lì i mille fogli, fascicoli e robe. Però bella per Clementino, una bandiera di questo, di questa industria, di questa cultura italiana, collaboratore di giustizia, proprio a pennello con la cultura italiana, un'infame puscetta come il buon Tommaso pentito che non sei altro. Veramente sono millantato per anni, solo bugie, bugiardone, ma ti smascherò io coglione. Vabbè, raga, questa è una sitcom, ma arrivo da un quarto d'ora di chiamato col nuovo avvocato. E in pratica pensava a dire che il buon signor Clementino, che appunto è il mandarino, che cade dall'albero all'ultimo, si è rimangiato tutta la denuncia, tutta l'accusa, però devo andare comunque in tribunale. Quindi bella per il signor Clementino, icona del rap italiano, nonché veramente la cosa più schifosa, mafiosa di merda, ma mafiosa perché sono tutti pentiti del cazzo, perché veramente avete fatto appunto ma omertosi del cazzo, ma poi dall'altra parte dei pentiti di merda, infami, schifosi, collaboratori di giustizia, vermi di merda, schifosi. Da me è solo il pesce in bocca, poi piglia Clementino, ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo ha mai sentito una tua canzone da 8 minuti? Bro, rap italiano, grandi, oh, shalao, chapeau! Raga, vi giuro, adesso tipo non ci sono neanche le persone che erano come quel giorno, però Clementino mi ha denunciato per avergli uscito il cazzo in DM. Cioè, raga, gli è uscito la capocchia in DM, questo rapper talmente bro, non gli stava nello schermo che ha dovuto denunciarmi e andare a sfociare veramente tipo in commissariati, tribunali, uffici d'avvocati. Oh, questi qua sono i rapper italiani, quelli che collaborano con la giustizia, pisciaturi, pisciati in culo. Raga, vi giuro, adesso tipo non ci sono neanche le persone che erano come quel giorno, però Clementino mi ha denunciato per avergli uscito il cazzo in DM. Cioè, raga, gli è uscito la capocchia in DM, questo rapper talmente bro, non gli stava nello schermo che ha dovuto denunciarmi e andare a sfociare veramente tipo in commissariati, tribunali, uffici d'avvocati. Oh, questi qua sono i rapper italiani, quelli che collaborano con la giustizia, pisciaturi, pisciati in culo. Ok, raga, l'arma dei carabinieri mi ha pagato una sponsor per annunciare che il signor Maccaro Clemente è arruolato come collaboratore di giustizia e d'ora in poi le piazze sporche di droga le ripulirà lui, solamente lui, il buon Clementino. E le... Ok, ho avuto il tempo di elaborare bene una risposta collettiva a tutte le persone che dicono che è successo, perché, per come, per quale motivo. Già comunque se tipo ascolti bene le storie precedenti sta tutto elencato, ma qualcuno che venga a dire a me che tipo io possa essere accomunato a livello di razza a queste persone che collaborano con la giustizia, che a momenti fanno bere la gente con addosso le cimici, never, nunca, mai, entiende? Ok bro, perché comunque, sai, il mio bel faccino ha comunque attratto quello che tipo tutti sanno. Che è magari tipo quelle piccole ritorsioni a livello di hype da parte di queste persone squallide che hanno magari dovuto tipo tirare uno scaffo al sottoscritto per avere due follower in più. Chapeau questa gente, però il sottoscritto tutte le volte che magari è stato pure fermato e segnalato perché magari ha scavalcato in ville tipo altrui per dover fuggire da gente alta 5 metri, alla domanda chi erano, nomi, robe, sempre muto. E voi invece, voi?